come diceva già il sindaco, con trasparenza sulla questione della necessità di delocalizzare l'attività industriale, quindi è un diciamo che finalmente abbiamo contribuito come comitato a mettere al centro dell'agenda politica del Comune di Savona questa situazione. E non solo la delocalizzazione, ma la cosa più importante anche che è uscita oggi è che il sindaco ha preso posizione sul fatto di ritenere che il discorso del diritto alla salute non va messo in equilibrio con altre situazioni in maniera strana, ma è prima di tutto quello un diritto fondamentale, costituzionale, che è al di sopra di tutto. Poi tutto il resto, come noi come comitato abbiamo già più volte detto, noi siamo preoccupati anche per le maestranze, per i lavoratori. Noi tuteliamo la salute, la vita e il lavoro, quindi non ci scioglieremo come comitato solo quando sarà riaperta la nuova fabbrica, la nuova fronteria Pisano, con l'impianto tecnologico della Marquardt e con un lavoro ai lavoratori. Anche perché noi stiamo lavorando, da quando ci siamo ricostituiti il 17 novembre, per dare anche un futuro a quei lavoratori, perché tanti, al di là che non lo dicono, che sono diciamo la parte anche loro debole come i cittadini, tanti sono morti per tumori, e al di là di quello che la proprietà vuole far, vogliamo anche dire un'altra cosa fondamentale, quindi nell'esprimere molta soddisfazione per questo incontro, perché per noi è un inizio e anche per il sindaco di un percorso che ci deve portare alla delocalizzazione in tempo breve, però vogliamo dire che al di là di quello che noi non accusiamo, giusto per dare risposta la proprietà di uccidere le persone in maniera tutto così, noi abbiamo delle cose certe, abbiamo dei procedimenti penali, questi procedimenti penali hanno portato ad un patteggiamento del 2007 e poi dal 2008 al 2011, al 5 maggio, c'è stato l'ennesimo sequestro preventivo che ha portato a dei capi di imputazione, al processo che inizierà a giugno per uno slittamento che c'è stato, che ha dei capi di imputazione chiari. Per la prima volta la magistratura scrive, da quella attività industriale, dal 2008 al 2011, quindi accertato, secondo i tecnici che ha messo in campo la magistratura, il PM, fuoriescono cadmio e quindi metalli pesanti e piombo, che sono nocivi e mettono a rischio la salute della vita umana.